Non tutti lo sanno, ma la rinoplastica, così come la conosciamo oggi, è un'invenzione siciliana. Quella degli interventi di chirurgia ricostruttiva del naso è una storia molto antica. Si eseguivano in India e in Egitto già nel 2000 a.C. per riparare ai danni dell'amputazione del naso subita da coloro che si erano macchiati di un crimine. Nell'età romana, Aulo Cornelio Celso descrisse nel suo trattato De Medicina una tecnica per la ricostruzione del naso. Dopo circa 10 secoli senza particolari scoperte, ci sono notizie sulla chirurgia ricostruttiva del naso nell'opera La Rolandina di maestro Rolando Capezzuti di Parma e nel trattato Chirurgia di Enrico di Mondeville. Ma per parlare di rinoplastica come branca indipendente della chirurgia, bisogna aspettare il XVI secolo, con Gustavo e Antonio Branca di Catania, che utilizzarono lembi di pelle delle guance e dell'interno della bocca per la ricostruzione del naso. Antonio Branca inventò una tecnica ricostruttiva che prevedeva l'uso di un lembo di pelle del braccio, che doveva rimanere attaccato sia al moncone di naso che al braccio stesso, per permettere la vascolarizzazione dei tessuti e quindi la loro duratura ricostruzione. Pochissimo si sa dei Branca. Gustavo ottenne la licenza di praticare l'11 gennaio 1432 dal re di Sicilia Ferdinando. La licenza era trasmissibile ai suoi discendenti e così suo figlio Antonio raffinò ulteriormente la tecnica. L'origine catanese dei Branca, che nella città etnea svolsero la propria attività, è inconfutabilmente attestata da un documento degli atti del Senato di Catania, dove è registrata la delibera di un pagamento. Nessuno dei due insegnò nello Studium di Catania, ma per più di 30 anni, con continuità, furono chirurghi del comune, come risulta dai periodici mandati di pagamento conservati negli atti del Senato. L'11 gennaio 1412 era tanto famoso e stimato Gustavo da ottenere per sé e per la sua famiglia, dal re Ferdinando d'Aragona, l'Officium Sigili Dogane Panormi, che fruttava una considerevole rendita. I fratelli Branca erano invisi alla lobby dei medici, in quanto ritenevano deleterie le tecniche e medicamenti che venivano proposti dai medici rinascimentali, quali purghe o salassi. Essi non accompagnarono all'attività di chirurghi alcun lavoro che descrivesse e rendesse conto dei loro metodi e della loro tecnica nelle operazioni di plastica. Per cui si è costretti a interpretare la natura dei loro interventi attraverso le scarse e imprecise notizie fornite dai loro contemporanei. La scoperta e l'abilità dei due passava di bocca in bocca e si favoleggiava delle loro capacità di dare dignità a volti deturpati e financo modificare le fattezze di un viso per renderlo uguale a quello di un altro uomo, re o plebeo che fosse. Pare che principi, ricchi commercianti e anche addirittura re venivano in incognito a Catania a farsi curare. La causa è da ricercarsi nella forte diffusione di una malattia a trasmissione sessuale, la sifilide, che rimase incurabile fino alla scoperta della penicillina, nel 1928. Le persone malate di sifilide di solito sviluppavano una condizione nota come naso a sella, che provocava un infossamento della parte ossea del naso, con spostamento delle narici in avanti e un graduale marcire della carne circostante. Nella società rinascimentale, il naso a sella era un marchio di infamia, simbolo delle carenze morali e della corruzione del malato. A causa di questa atmosfera ostile, coloro che ne soffrivano si rivolgevano ai chirurghi etnei. Alla morte del padre, Antonio pare si trasferì in Calabria, dove fondò una scuola che mantenne i segreti della tecnica fino alla scoperta di nuove metodologie sviluppate con l'avvento della Prima Guerra Mondiale. Dell'immensa ricchezza accumulata dai Branca si favoleggia da tempo. Pare che potessero permettersi un cocchio d'oro e servitori in livrea in quantità, e che fossero medici talmente abili che mai conobbero nelle loro lunghe vite febbri o malori vari.
Comunque sia stata la vita dei Branca, restano un'eccellenza siciliana che ha fatto la storia della medicina.